Amici, amici di Rossini TV, serata importante per il bar Trattoria Sociale Utopia. È un complemese importante. Sono sei mesi di attività che hanno voluto festeggiare in maniera rilevante, con un grande invito a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa utopia e che periodicamente o quotidianamente vengono a frequentare questo posto magnifico all'interno del Parco Miralfiore. Una grande festa che naturalmente, come sempre, seguiremo con le nostre telecamere per voi telespettatori di Rossini TV. Andrea Boccanera, presidente Gulliver, ideatore di Utopia e questa intuizione straordinaria e tra l'altro questa bella congiuntura che ha fatto sì che Utopia da sei mesi gestisce il bar all'interno del Parco Miralfiore. Diciamo che tutto torna ed è una scadenza che va assolutamente festeggiata. Sì, sono sei mesi veramente di felicità, non pensavamo di avere un successo così grande. Sei mesi bellissimi e l'attività funziona, trattoria sociale, bar al Parco Miralfiore funziona perché dà lavoro a 29 ragazzi, quindi grazie alle entrate di questa struttura che vediamo nelle immagini riusciamo a dare concreto lavoro a 29 persone e tanti altri ragazzi stanno aggiungendo al gruppo, un gruppo ormai foltissimo che ci impone nuove aperture, nuove realtà che bisogna per forza aprire perché i ragazzi hanno bisogno di futuro concreto, non di chiacchiere. Abbiamo visto, non so se strappiamo un'anteprima, ma l'abbiamo già vista nella stampa, questo collegamento, questo contatto con due personaggi straordinari come Marcello e Norina. Il loro ristorante ha tutta una storia e questo ristorante addirittura potrebbe essere riaperto da voi? No, riaperto da noi no. Marcello e Norina sono delle persone stupende che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi, stanno aiutando. Stiamo svuotando il ristorante loro per portare attrezzature che saranno riviste e rimesse a posto per la futura apertura all'ostello Fossoseori. Quindi a Fossoseori stanno aiutando per quello che sarà, penso, tra un anno l'apertura di un più grande ristorante pizzeria della Regione Marche, gestito da ragazzi con disabilità. E poi allora a questo punto fiume in piena, Andrea, cosa aggiungiamo? Aggiungiamo l'apertura imminente, mancano due mesi, l'apertura del vivaio Pantanelli. Dal 1 settembre Utopia con un nuovo progetto che si chiamerà Pantarei con il Cecchi e andremo a gestire questo vivaio che è il più grande della provincia, della nostra provincia, lo renderemo a dare di vita ulteriore e un nuovo passo dove pensiamo di inserire circa 40 ragazzi con disabilità che vengono tutta quanta alla provincia. Un successo, un grazie a chi ci ha creduto e a tutti quanti che sostengono ancora Utopia e il progetto dei ragazzi. Alex Bernacchia, presidente dell'associazione Utopia, con Andrea abbiamo parlato dei vari progetti e ci ha raccontato un po' tutto. Con te vorremmo parlare un po' di più dei ragazzi e delle famiglie, della reazione appunto delle famiglie e dell'enfasi e dell'entusiasmo dei ragazzi che è percepibile anche semplicemente arrivando qua. Sì. Siamo arrivati a sei mesi dall'apertura, siamo arrivati la scorsa estate, nel periodo di prova che era Festival Utopia, i ragazzi erano spaventati dal tutto perché la massa di gente che girava intorno a Utopia li aveva messi in soggezione. Ma poi abbiamo notato che in due mesi avevano preso fiducia di loro stessi, avevano preso ed erano contentissimi di quello che facevano. Dall'8 gennaio che abbiamo aperto di qua i ragazzi erano stracontenti di ripartire perché dopo la bellissima esperienza che avevamo già avuto erano contenti di poter ricominciare a lavorare con noi. Quindi fanno più ore di quello che dovrebbero fare ma alla sera vanno via sempre col sorriso anche se sono stanchi. E dimmi qualcosa delle famiglie, perché immagino che insomma da parte loro ci sia una sensazione straordinaria di riconoscenza e non solo. Da parte delle famiglie c'è tanta contentezza perché vedono i loro figli proprio contenti e soddisfatti del loro lavoro, anche perché ad oggi 29 ragazzi hanno già ricevuto un contratto a tempo determinato e quindi è una soddisfazione sia per il ragazzo che per la famiglia. E quindi i genitori ci appoggiano nel progetto aiutandoci come volontari anche nel ristorante.
E poi da pesarese te lo voglio dire, ma vi rendete conto della fortuna che avete? Vivete tutti i giorni all'interno del Parco Miralfiore. Ecco, è una bellissima realtà questa, è un parco di 20 ettari, noi siamo al centro di questo parco e quindi siamo fortunatissimi. Ringraziamo anche il Comune di Pesaro che ci ha donato questo posto a titolo gratuito per poterci aiutare e continuare nel nostro lavoro. E quindi non possiamo che dire grazie al Comune e siamo contentissimi anche noi che dopo l'esperienza vissuta giù al mare ora siamo all'interno di un parco bellissimo. Assessore Francesco Baldelli, assessore, benvenuto al Parco Miralfiore, benvenuto alla festa di Utopia. Grazie, questa è la dimostrazione che anche le utopie si possono realizzare e quindi anche i sogni si possono realizzare. Quindi i miei complimenti vanno a questa organizzazione, un magnifico esempio di impresa sociale che coinvolge dei ragazzi speciali. Un ringraziamento anche alle famiglie che hanno capito questo progetto, che è un unicum sicuramente per la città di Pesaro, ma diventa un unicum da sostenere anche in tutta la regione Marche. Quindi complimenti a chi fa del volontariato una missione per l'inclusione di questi ragazzi, donandogli un sentimento particolare, quello della felicità, la felicità di lavorare per la comunità e la felicità di lavorare per gli altri. Lei lo sa che quando ho l'opportunità di parlare con qualcuno che mi riporta la voce della regione non perdo l'occasione e domando, è un unicum ma può diventare qualcosa di più? Come viene guardato a livello regionale e come viene guardato dagli altri, dalle altre province e degli altri territori della regione? La Regione Marche guarda con grande interesse questo progetto, che è un progetto che nasce a Pesaro, che può essere esportato, ma che può crescere grazie alla collaborazione della filiera istituzionale anche e soprattutto in questo territorio laddove è nato. Quindi noi ci siamo, lo stiamo dimostrando, siamo al fianco di chi gestisce questa vera e propria impresa sociale, siamo al fianco delle famiglie, siamo al fianco dei ragazzi. Ho ascoltato molte idee da parte di chi gestisce questa realtà di inclusione e se avremo la possibilità daremo una mano a questa struttura. Enzo Belloni si guarda intorno con grande soddisfazione, ma adesso è diverso il ruolo, presidente del Consiglio Comunale, per cui diciamo che tutto quello che è stato fatto a questo punto passa come testimone a qualcun altro. Sì, devo dire passa, c'è la soddisfazione di essere riusciti a ridare vita al Parco Miralfiore, è un contributo decisivo, devo dire, l'ha dato il progetto Utopia, no? Nella gestione del bar che ha garantito un'apertura quotidiana dalle 7 della mattina fino alle 11 mezzanotte, c'è sempre tanta gente, ha creato grande curiosità sia per i cittadini pesaresi che per quelli che vengono da fuori, e avere la gente al Parco Miralfiore nei mesi di luglio e agosto alla sera è una scommessa vincente per una città di mare, e devo dire che la stanno vincendo. Stasera lo vediamo, ci sono tante famiglie coinvolte nel progetto per festeggiare insieme questo momento, quindi grazie per quello che stanno facendo. Devo dire che il Comune di Pesaro anche questa volta ha dato un contributo importante sia dal punto di vista della gestione che dal punto di vista dell'idea. E si aggiungono passaggi su passaggi verso l'obiettivo, che è quello finalmente di far capire a tutti che il Parco Miralfiore è un privilegio, è un pregio, è un fiore all'occhiello per tutta la città. Non a caso questa sera a pochi metri dalla festa c'è una serata con Monio Vadia, cioè voglio dire il parco è un posto magico, è un posto che vive ed è un posto che cresce tanto più vengono realizzate iniziative. Sì, devo dire che questa sfida è iniziata subito dopo il Covid. Abbiamo messo cuore, energia, anche la faccia molte volte per renderlo vivo, vivace e accessibile, no? Ci siamo dovuti scontrare con alcune associazioni e l'abbiamo fatto ovviamente con le carte in regola e con la faccia giusta per affrontare il problema. Devo dire che la polizia locale, i carabinieri, la finanza,
il questore, il prefetto, hanno dato tutti quanti un contributo straordinario per ottenere un risultato importante come quello. Poi è chiaro che questo qui sono 23 ettari di verde, con buona parte di bosco, a ridosso della stazione, e sfido quante altre città in Italia hanno un patrimonio verde così a 1,5 chilometri dal mare, più o meno, è 1 chilometro dalla piazza principale. Nella mia testa, insomma, c'era l'idea di realizzare un ingresso supplettivo rispetto ai tre già che ci sono al parco, proprio all'inizio di via Cimarosa, proprio di fronte alla pizzeria Miralfiore, dove c'è quell'area attualmente verde e di briccino, dove attualmente parcheggiano le macchine. E lì avevamo studiato assieme ai nostri tecnici la possibilità di creare un nuovo ingresso al parco, arrivi direttamente qui alla zona dei giochi, alla zona del bar, e diventa una sentinella in più rispetto alle cattive frequentazioni che in quell'area lì ci sono. Luca Pieri, neo riconfermato presidente ASPES, non poteva mancare. Presidente, una grande festa per Utopia. È una festa per Utopia, per le famiglie, per i ragazzi, per la città. Credo che, insomma, le belle esperienze vadano così festeggiate, e credo che, insomma, ci possa essere un futuro per Utopia come esperienza in quanto tale, ma soprattutto per un percorso che possa vedere protagonista la stessa associazione e noi, che insomma, le istituzioni che in una città come Pesaro vivono anche di questo, soprattutto di questo, insomma, del contatto con la gente, dell'appoggio alle famiglie, dell'appoggio a strutture che coinvolgono e includono. E credo che Pesaro, insomma, nel suo DNA, nella sua storia, l'inclusione e il sociale ce l'abbiano proprio nel DNA. E poi c'è questa straordinaria intuizione, appunto, di 6 mesi fa, di assegnare a Utopia il bar, il punto ristoro, che diventa appunto trattoria sociale all'interno del parco Miralfiore. Questo parco Miralfiore che io continuo a definire croce delizia, e ogni giorno si sente qualcosa, un giorno di positivo, un giorno di negativo. Ce la facciamo con questo parco? Secondo me la positività è di ben lunga superiore alla negatività che si può vivere in uno spazio come questo. Credo che pochissime città in Italia possono vantare in pieno centro, insomma, urbano, un parco che supera i 30 ettari, che è, tra virgolette, ben tenuto, che non ha grosse problematiche. Sì, è vero, c'è, come in tutte le zone, qualche criticità dovuta, insomma, a piccole posizioni di spazio, ma che vanno combattute, ma credo che la positività e il fatto che si sia scelto proprio di far vivere un'esperienza come Utopia all'interno della struttura centrale dà l'idea proprio vera e reale che la volontà dell'amministrazione, ma la volontà della città, è di far vivere ancora meglio e di più uno spazio bellissimo come questo. Cioè, questa sera noi siamo qui, c'è la festa, il compleanno tra virgolette di Utopia, e la festa dell'associazione, degli utenti, delle famiglie che sono qui, e nell'anfiteatro fra poco inizierà un concerto spettacolare. Cioè, quindi questo spazio è pieno di vita, pieno di natura e pieno di futuro, e sicuramente un futuro positivo. La serata naturalmente prosegue in questo clima festoso e sereno per questa ricorrenza così importante, 6 mesi dall'inizio, dall'avvio delle attività di Utopia qua al Parco Miralfiore. L'abbiamo raccontato con le telecamere di Rossini TV.